Io sono arrivata nelle Filippine nel 91. Il primo anno in cui ero qui, nel 92, ho aperto una comunità negli squatter a Manila e il problema dell'acqua è stato il problema più grosso. A Manila più del 50% della popolazione vive in quartieri abusivi chiamati squatter, baracche, dove l'acqua esiste sì e no. Era razionata pochissime ore per 2 o 3 ore per 500 famiglie, per cui il primo anno è stato un problema grossissimo, perché c'era una fila di bidoni che cominciava alle 3 del mattino e io raramente riuscivo ad avere i 20 litri per la nostra comunità. Questo era stata una cosa molto difficile, perché 20 litri per cucinare, lavarsi, lavare è una cosa impossibile, però era quello che volevamo condividere con la gente. La cosa che più mi faceva soffrire è che accanto alle baracche c'erano suddivisioni, zone residenziali e quando io uscivo che non avevo abbastanza acqua per noi e dovevo fare quasi 2 chilometri per prendermi un altro bidone, passavo vicino ai campi da golf che erano annaffiati abbondantemente. Allora questo mi ha fatto sentire il grosso contrasto della gente che vive in questa metropoli. Però per quasi un anno io mi sono fatta la doccia con 1 litro d'acqua ho imparato a usare al massimo, a usare il minimo di quantità per il massimo rendimento. Perché bisognava cominciare col poter bere e poter far da mangiare. E poi ho imparato quell'anno lì, ho imparato a riciclare fino al massimo. Tutti gli usi dell'acqua non si buttava neanche una goccia, perché per poter pulire il gabinetto, tutte le cose, tutti i cicli che l'acqua poteva fare. Ho benedetto l'arrivo della stagione delle piogge perché abbiamo messo un grosso bidone vuoto sullo scolo del tetto, in modo che almeno per le cose grosse un po' d'acqua si poteva usare. Da allora le cose sono cambiate. Il problema dell'acqua razionata è durato fin verso il 2004-2005. E anche in una zona media della città dove abbiamo un'altra comunità, pur avendo i rubinetti in casa, bisognava spesso aspettare fino a mezzanotte per poter fare il pieno dell'acqua nelle bottiglie, perché l'acqua arrivava molto tardi. Adesso i rubinetti sono arrivati anche nella zona, nelle baracche dove stavamo, ci sono gli abusivi anche che vendono acqua e elettricità. Per cui è sempre tutto un po' problematico, però almeno l'acqua arriva e è relativamente potabile. C'è un po' il panico perché c'è un grosso business di chi vende l'acqua purificata, però è relativamente buona. È stata quel che ha migliorato la situazione, è che dalla gestione pubblica è stata privatizzata, è stata affidata a due grosse compagnie, allora sono stati migliorati, il sistema è un po' migliorato, è un po' più caro le bollette, però adesso abbiamo l'acqua 24 ore in città. Ti parlo da Manila, sono qui da 30 anni, esattamente dall'89, con un'assenza di 3 anni nel sud dell'India, fin quando mi hanno praticamente sbattuto fuori per i visti non rinnovati, e poi su e giù dall'Africa per 6 anni, in Nigeria, Congo, Tanzania e Ghana, ed adesso rientrato, ma rientrato dalla porta di dietro, insomma, come si dice. Ero giù per 2 anni nelle isole Solomon, che molte ambasciate non sanno neanche che esistono, giù nella Melanesia, sotto la Papua Nuova Guinea. E lì siamo dentro una realtà in cui l'acqua chiaramente è ancora più preziosa e più scarsa di qui, nella terra dove ho vissuto praticamente da 30 anni, queste 7.000 isole più delle Filippine. Tanta acqua intorno. Nell'oceano, perché siamo in mezzo al Pacifico, anche giù nelle Solomon lo siamo, ma questa sembra una contraddizione, dove c'è tanta acqua intorno, c'è ancora scarsità o bisogno di portare acqua alla gente dentro la vita di tutti i giorni. Posso dire che
sto vedendo un cambiamento in positivo in qualche modo dall'89, subito dopo la rivoluzione dell'Ezza, no? Che ha aperto anche la strada un po' alla democrazia. Qui ho visto che c'è un movimento verso un'attenzione a questo bisogno fondamentale, no? Quindi di fornire da parte pubblica acqua che potrebbe, dovrebbe essere in teoria potabile, quindi bevibile, che però non è necessariamente di quella qualità. È stata recentemente, nell'ultimo decennio, io ero già un po' fuori, ma sono rientrato l'anno scorso, no? Qui nelle Filippine, è stata fatta la privatizzazione anche dell'irrorazione, quindi questa può aver aiutato anche a migliorare un po'. Parlo della realtà urbana, perché sono qui nelle Filippine due realtà, realtà urbana e realtà rurale delle 7.000 isole, le chiamano le province, i villaggi, no? Tanto per intenderci. Realtà urbana, in una linea si può dire, è un'esplosione umanitaria, insomma, di numeri che crescono. Quelli contati qualche anno fa erano 13 milioni qui a Manila, non si sa esattamente quanta gente c'è, specialmente nelle aree degli squatters, delle periferie, insomma delle baraccopoli. Si fa un calcolo di 4 milioni di queste persone che vivono un po', molte anche a livello proprio di sopravvivenza e di assoluta anche mancanza di igienico-sanitaria, e questo mi pare collegato anche col problema dell'acqua. Acqua potabile, acqua irrorata, insomma, tramite il sistema di distribuzione idrica. C'è un piano del governo qui nel 2010, se ricordo bene, lo si trova anche in internet questa informazione, che parla che entro il 28, cioè queste roadmap, di cui si parla in inglese, idealmente dovrebbero portare a dare a tutti acqua potabile, sistema sanitario igienico accettabile. È ancora un sogno. Il Covid-19 ha dato una martellata forte anche al rallentamento di queste delle realizzazioni delle infrastrutture pubbliche. Quali sono i problemi maggiori? Io parlo, dico, l'acqua il Signore l'ha data intorno e che fornisce la vita e la pesca, insomma, dell'oceano e tutto quello che sono le ricchezze dell'oceano, che davvero è una risorsa del creato. Ma l'acqua da bere, la gente in città la riceve tramite questo sistema idrico da dove viene? Viene dalle zone del nord, per esempio dell'isola di Luzon, dove ci troviamo nella capitale, vengono fatte delle dighe, no? Lungo il percorso. Penso che avete osservato anche in canali televisivi e internet i disastri che recentemente ha fatto, l'apertura anche non programmata di dighe che portano acqua alla periferie della metropoli per distribuzione poi idrica, no? E quando si aprono le dighe perché l'acqua sta venendo fuori, non ci sta più dentro nel bacino, e allora scende e fa disastri, allagamenti, villaggi che scompaiono, gente anche fuori Manila, allagati, la gente che viene tirata fuori dalle case, dai tetti di lamiera con la corda, no? Per cercare di salvare la pelle. Cose capitate un paio di mesi fa, Quindi questa è la situazione di disponibilità di acqua pulita. Dovrebbe essere quella che arriva nei tubi del sistema idrico urbano, ma non sempre questo è sicuro. Anzi, frequentemente ci sono infiltrazioni che poi causano l'inquinamento, e allora va fatta bollire comunque o usata comunque non per bere, ma per i servizi, diciamo, di lavaggio e di anche di docce, no? Questo quello che è uno dei problemi. La manutenzione del sistema, delle infrastrutture è ancora un po', per dirla gentilmente, incompleta e non sempre costante. Quindi quando arriva poi l'avviso per radio, per giornale, che quell'area lì adesso non si può bere perché la gente già beve da 2 o 3 giorni, insomma, poi dopo capitano un po' i pasticci intestinali, no? L'altro problema, diciamo, nell'area urbana, rurale, è quello che invece in molti villaggi, molte
zone fuori dei centri più grossi, dove c'è un sistema di infrastrutture di distribuzione dell'acqua, la gente scava, trova delle piccole sorgenti, oppure va e trivella un po' come può per andare giù anche solo 3-4 metri, che però non, e trova acqua, perché il terreno nelle zone di provincia assorbe. Se ci sono poi foreste di coconut, no, come ci sono qui nelle Filippine, allora riesce a tenere l'acqua delle stagioni delle piogge, che qui vanno da giugno fino all'altra settimana. Sono cambiate le stagioni, è cambiato il clima, no? Come si sa, è un fenomeno globale. Quindi stagione secca e stagione delle piogge sono completamente sconvolte da quando sono arrivato, dove si sapeva che fino a giugno è stagione è arida, ma alla fine di ottobre, inizio di novembre non ci sono più tifoni. Adesso ti arrivano fino a gennaio e a inizio febbraio i tifoni, per cui c'è qualcosa che comunque stiamo respirando come conseguenza di un abuso, insomma, del sistema di questa casa comune. Mi fa piangere. Mi fa piangere pensare che molta della nostra gente nelle Solomon non sa se possa stare nella sua isola. I Kiribati stanno scappando perché il livello dell'oceano si alza. Questa è una cosa che va sbattuta in faccia, ma davvero con coraggio come Chiesa. Non giochiamo più con gli abusi della natura. Il clima sta davvero creando, prima di tutto, queste alluvioni tremende, i disboscamenti che portano giù quindi slavine, pezzi di colline che poi seppelliscono villaggi e la gente. E te lo dico proprio con la commozione, perché non riesco a raccontare storie pu di pura cronaca. No? Qui si vive e si seppelliscono anche qualche volta persone che dovrebbero essere piene di voglia di vivere come te e me, insomma, come tutti noi. Il clima, il cambiamento climatico è ovvio, è che solo qui, adesso la gente, per esempio, ti dico, non ha paura del Covid, di morire di Covid, i nostri poveri intorno alle baracche, agli squatters, hanno paura di sapere cosa dare da mangiare ai figli domani mattina. È arrivata 2 ore fa una nostra mamma che è cieca. Adesso poi lei è riuscita a sposarsi e ha 2 figli adesso che sono teenagers. È venuta su a chiedere il permesso di poter fuori, sopra il nostro ponticello che porta la missione, avere 3-4 metri quadrati, di mettere su una tenda perché fanno cucinare delle cose agli spiedini sulla brace, no? Con i carboni, per poter vendere, perché il marito fa l'autista dei tricycle, dei tricicli, e adesso deve fare il lavoro un giorno sì, un giorno no, con salari minimi, perché deve dare il lavoro anche l'organizzazione di questi autisti dei tricicli, deve dare a turno il lavoro anche agli altri, no? È una cosa che ti commuove, no? Per dire, tornando al clima, la domanda precisa, sì, si sente. In Solomon è l'innalzamento degli oceani. Che sta creando realmente pasticci. Un nostro asilo adesso dobbiamo alzare, cercare un po' di sabbia, materiale di riporto per far camminare i bambini, altrimenti devono camminare nel fango per andare all'asilo del villaggio, giù nelle Solomon, una terra che si chiama Canaan, terra promessa. Sono partito a marzo perché poi sono rimasto bloccato a Manila, ecco perché ti parlo da qui. Ero giù da 2 anni come missionario nelle Solomon. Qui nelle Filippine sono gli allagamenti e alluvioni legate ai tifoni, che sono molto più forti e più frequenti di prima. Quindi i danni sono anche di vite umane che partono giù nel Bicol, a 500 km a sud. Noi abbiamo un'altra missione. La gente è ancora nei centri di evacuation. Sono ancora dentro adesso, dopo 5-6 mesi dagli avvenimenti, perché hanno perso tutto e quindi sono ancora lì e usano anche l'acqua che viene portata coi bidoni, viene portata dalle cisterne del comune. La privatizzazione potrebbe portare a sveltire questo servizio, ma non è un sogno realizzato. C'è molta gente, parlavo anche con
una suora missionaria italiana che è qui come me da quasi 30 anni, dal Trentino, e lei vive da piccola sorella di Charles de Foucault in mezzo alle baracche, anche lei, e mi diceva, ma lì c'è, sono alcuni poveri che comprano, poi vendono l'acqua, quasi un mercato, no? Perché per fare la doccia devi misurare i 2 litri di acqua per farti la doccia, perché non c'è la possibilità di fartela, e non è acqua potabile quella che si usa il pentolino qui per fare la doccia nelle zone dei poveri, e non pensare che andiamo con sistemi di acqua calda e acqua tiepida, acqua fredda, cioè non c'è, ecco, la risposta è c'è molto lavoro ancora. I milioni di persone solo nell'area urbana, parlo di Manila, si potrebbe parlare di Cebu, di Cagayan de Oro, di Baguio, sono ancora molte aree, molte sacche della gente che ha bisogno di avere questo diritto fondamentale esaudito. Nelle aree rurali, ho detto, anche lì non è arrivata la certezza, la sicurezza di un dono che dovrebbe essere dato dal creatore se rispettate le sue regole e non le nostre ingordigie. Dovrebbe arrivare a tutti, perché come si dice, riso e pane per tutti, e anche per il futuro c'è acqua per tutti. Questo è nel piano di Dio, ma non nei disastri che stiamo combinando. E penso ancora con nostalgia alla gente giù nella Melanesia, diocesi di Giso, dove c'è un vescovo missionario italiano di Tirano, Sondrio, che ci ha chiamati, è un salesiano Madoc, 73 anni, è un sopravvissuto da cancro, ma c'ha una grinta di proprio, e siamo sulla stessa sua barca, ecco, io a guardare appunto i disastri ecologici, sono seri, Paolo, dirlo con tutta la forza anche dal centro CUM, dal centro proprio dell'appoggio alla missione che è un grido di denuncia, non solo di annuncio di buone notizie, ma è un grido di denuncia coraggioso. Si può anche rischiare, qualche missionario e anche testimone locale, prete, suore, laico, qui nella chiesa filippina, rischia la pelle quando grida alla giustizia per queste risorse idriche, sanitarie, e di risorse naturali e climatiche da rispettare. Quando lo dice, arrivano i grossi interessi che dicono: tu stai zitto, ti facciamo stare zitto, e qualcuno ci lascia la pelle. I martiri, il 24 faremo memoria di tanti nuovi martiri, tu lo sai.